Amiche e amici di Super J, ben ritrovati a questa nuova puntata di A Colazione, la nostra trasmissione itinerante. Siamo nel cuore di Teramo, a Piazza Martiri delle Libertà. In nostra compagnia questa mattina c'è la candidata sindaco al comune di Teramo per il terzo polo, Maria Cristina Marroni. Buongiorno, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie a te, ovviamente, Maria Cristina, per aver accettato il nostro invito. Ti sei presa anche il permesso da scuola molto come volentieri. Insegnante, quindi davvero grazie per averci grazie dedicato il tuo tempo e non a caso ti abbiamo ospitata appunto in una giornata veramente particolare, importante anche per quanto riguarda la politica del nostro territorio, perché ci sono state appunto le elezioni provinciali, le commenteremo nello specifico, ma appunto con te faremo un quadro davvero a 360 gradi, partendo anche da quanto ci dicono oggi i giornali, i quotidiani. Si parla della questione Abruzzo, della manovra impantanata, stiamo parlando appunto del bilancio, praticamente della manovra da 6 miliardi, un errore che blocca praticamente il bilancio. Da 6 miliardi restano congelati centinaia di finanziamenti, compresi gli aiuti alle famiglie. Leggendo anche un po' nello specifico il proverbio, viene citato la fretta è cattiva consigliera, perché ci sono in pratica degli errori in un certo senso tecnici, chiamiamoli tecnici, burocratici, che stanno bloccando insomma dei finanziamenti. Mi spiace insomma anche constatare questo, che soprattutto in un periodo difficile come questo insomma gli aiuti alle famiglie sono la priorità in un certo senso. Beh, è fatto gravissimo. Io dico sempre che quando accade qualcosa c'è una causa e c'è una conseguenza, quindi bisognerebbe andare a indagare di chi sia la colpa, se è un errore formale, tecnico, dei burocrati della regione o se è un errore politico, e quindi bisognerebbe poi diciamo sanzionare eventualmente chi ha commesso l'errore, perché mi sembra una notizia assolutamente assai grave. Situazione anche in regione, Maria Cristina, ti chiedo insomma anche a te un po' un quadro di come hai visto anche in questi anni la giunta capitanata appunto da Marsilio, un po', ecco, ti chiedo il tuo punto di vista in merito, secondo te come reputi in questo senso l'operato della giunta? Ma il presidente Marsilio è in sé una persona molto valida, molto anche molto colta, un laureato in filosofia, però insomma, vedendo quello che sta accadendo, ci si aspettava probabilmente un lavoro più incisivo e forse da parte sua un intervento personale più grintoso, più deciso. Probabilmente questo è quello che emerge, e quindi ecco, c'è un po' il rammarico di questo aspetto, che sicuramente, si un po' di più, sicuramente mantenere le maggioranze non è mai cosa semplice, per questo servono caratteri determinati e molto forti, e quindi probabilmente ci sarebbe aspettata una maggiore incisività da questo punto di vista. Un altro argomento che viene trattato, e non è secondo me di poco conto, anzi, l'emergenza carceri, stiamo parlando sempre appunto della nostra regione, reclusi che salgono a 1827, nuovi numeri appunto sugli istituti di pena, già superato il quadro descritto due giorni fa dai giudici dell'Aquila, cresce soprattutto il rischio dietro le sbarre, suicidi, aggressioni, pestaggi e violenze che diventano più probabili. Qui in questo caso mi verrebbe da dire, c'è la tutela appunto dei detenuti, la tutela anche di chi lavora poi negli istituti penitenziari, insomma il sistema carcerario veramente dovrebbe essere rivisto. Sì, assolutamente. Anche, come dire, in una maniera molto più logica, più umana. Questa è una battaglia che il nostro concittadino, emerito concittadino Marco Pannella, ha sempre fatto, è una delle sue più grandi battaglie. Purtroppo la sua battaglia non si è esaurita, perché probabilmente, è stato da quello che leggiamo, è un tema ancora più urgente e dirimente, lo è anche per la città di Teramo, certo, che ha un carcere importante che smuove anche una parte di economia della città. Io l'ho detto anche quando in conferenza stampa, quando ho presentato la mia candidatura, sul carcere bisognerà fare un'attenta riflessione, giustamente dicevi molto bene, sia per il personale che opera e lavora nel carcere, certo, sia per i detenuti che devono vivere condizioni di umanità e di rispetto. Allora, prendiamo ancora spunto da quanto ci dicono oggi i quotidiani, si fa l'avevamo anche detto in rassegna stampa, un bilancio del primo giro di boa del governo Meloni, 100 giorni da premier, la Meloni che dichiara governare sarà una maratona. Poi nello specifico, nell'ambito diciamo che riguarda poi tutti noi, si parla appunto del dato delle bollette del gas con i prezzi più bassi, appunto una boccata d'ossigeno per le famiglie con le tariffe che vanno verso un taglio del 33%. Qui appunto ne abbiamo
parlato anche più volte, in base a ormai trascorso quasi un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, che la situazione anche economica ovviamente ne va a risentire. Insomma, ci auspichiamo che poi da parole diventino fatti e ci siano appunto anche dei costi, anche qui mi verrebbe a dire più umani, perché purtroppo l'economia spesso è abbastanza disumana, si ragiona con numeri. In questo caso, ecco, speriamo, Maria Cristina, che ci siano. Diciamo in realtà che chi ha una famiglia si rende conto che finora questo non è accaduto, e devo dire che appunto attendiamo che ciò accada, perché si parla qui di un taglio, verso un taglio del 33%, certo, che è un taglio rilevante, ma insomma ad oggi non ne abbiamo avuto sentore. Volevo anche coinvolgerti in un discorso, perché noi abbiamo seguito appunto al Cursal di Giuliano, è stato ospite Michele Santoro, che ha fatto appunto un suo convegno barra spettacolo, lo abbiamo seguito in esclusiva appunto su Super J. C'è stato un intervento da parte, una protesta pacifica da parte appunto degli anarchici sul discorso appunto che stiamo vedendo: scelta la linea dura del governo, nessun accordo con gli anarchici, niente grazia per l'abruzzese Cospito, confermato il 41 bis, il detenuto che continua lo sciopero della fame in cella a Sassari. La nota ufficiale della Presidenza del Consiglio, che dichiara: azioni come le minacce arrivate in questi giorni non intimideranno le istituzioni, non allenteremo le regole. Però il medico che lancia l'allarme dichiara: le condizioni peggiorano, va trasferito in tempi rapidi in un'altra struttura. Dicevamo, ieri appunto c'è stata una protesta dei ragazzi del campetto occupato, molto pacifica. C'è stato appunto uno striscione che chiedeva insomma di non effettuare più il 41 bis nei confronti di Cospito. Lo stesso Santoro insomma l'ha fatta vedere, l'ha accettata, l'ha commentata appunto, dichiarando il massimo rispetto appunto per questa protesta. Un po' il tuo punto di vista, qui si toccano ovviamente equilibri particolari, perché parliamo appunto di situazioni in certo senso particolari. Io tengo sempre a precisare un po' quanto ho detto prima: l'umanità dovrebbe essere la prima cosa, tenendo conto poi di tutti i dati. Sicuramente chi è stato, chi viene a questo regime carcerario ha sicuramente commesso qualcosa di molto grave. D'altra parte però bisogna fidarsi del personale specializzato, e se un medico conferma che un allarme è in corso per le condizioni di salute, sicuramente prima di ogni altra cosa viene assolutamente la persona, quindi il medico avrà dato un chiaro allarme per le condizioni, certo. Sì, assolutamente. Allora, entriamo appunto ancora di più nello specifico degli argomenti, e non posso non affrontare con te l'argomento poi del giorno. Siamo appunto arrivati al fatto delle elezioni della provincia di Teramo. C'è stata la vittoria di Camillo D'Angelo, leggiamo: battuto l'asse per votare Piccioni, il sindaco di Valle Castellana a sorpresa diventa presidente e commenta il successo del territorio contro il sistema. Non basta praticamente l'intesa tra Fratelli d'Italia, Partito Democratico e Azione e Area Gatti, decisive le preferenze pesanti di Teramo e Giulianova. Veniva indicato un po' come l'outsider, in un certo senso, Maria Cristina, vittoria appunto di Camillo D'Angelo. Come commenti questa vittoria? Tu stessa hai fatto appunto i complimenti al nuovo presidente eletto, quindi un tuo quadro di quello che è stato il voto, e se te lo aspettavi in un certo senso la vittoria di D'Angelo? Allora, posso dirla in una frase: l'ottimismo della volontà supera il pessimismo della ragione in questo caso, perché ovviamente il nostro candidato, lo dico con orgoglio, il nostro candidato, perché noi l'abbiamo firmato subito per la sua candidatura. Abbiamo cercato di parlare con l'altra parte del terzo polo, con Azione, spiegandogli che sarebbe stata una candidatura forte, sarebbe stata una candidatura posta in essere per vincere. Non ci ha creduto, ha detto che noi volevamo soltanto partecipare e lui vincere. Purtroppo poi è stata smentita questa sua previsione. Vince il territorio, vincono i consiglieri comunali di tutta la provincia, che ringrazio sentitamente, anche quelli che non fanno capo alla mia area. Questa volta non hanno risposto alla voce del padrone, dei padroni probabilmente. È stato un voto libero, una battaglia combattuta fino all'ultimo voto, fino all'ultimo istante. C'è stato anche un recupero finale di Piccioni, però noi ci abbiamo creduto fino al primo momento. Era molto difficile, non era scontato, eravamo terze sulla carta, eravamo, voglio dire, sulla carta perdenti, certo. Ma ripeto, l'ottimismo della volontà, il lavoro giorno per giorno. Ringrazio il mio gruppo, un gruppo solidissimo in tutta la provincia di Teramo, ringrazio tutti i consiglieri comunali, ringrazio il sindaco di Montefino,
Ringrazio anche tutti i nostri iscritti, i nostri eletti che hanno fatto un lavoro certosino comune per comune. E questo gruppo ha dimostrato di essere la parte più forte del terzo polo, perché sulla carta noi abbiamo un voto ponderale più alto di quello di Azione, i dati oggettivi parlano chiari. E quindi oggi è una vittoria di tutti gli amministratori di un territorio, quello interno delle aree montane, che vuole rinascere, vuole vedere rinascere una montagna teramana che forse nel tempo è stata troppo svilita. Ma questa vittoria nasce anche con il voto della costa, e quindi non si può dimenticare, e spero che Camillo D'Angelo sia un presidente molto operativo e sia un presidente, mi sembra che abbia volontà di mettersi subito all'opera, e quindi io gli auguro veramente di poter fare un buon lavoro, e noi saremo al suo fianco per supportarlo e aiutarlo anche con proposte e iniziative. Io ho il consigliere Luzzi all'interno della maggioranza, ma naturalmente adesso la maggioranza del Consiglio Comunale cambierà totalmente aspetto. Assolutamente, io faccio eco al tuo discorso su quanto hai detto poco fa, cioè sul fatto che sia uscito il sindaco di un comune che io ricordo fino a neanche qualche anno fa addirittura fece un referendum per passare nella provincia di Ascoli Piceno, si ipotizzava una perdita appunto del comune di Valle Castellana, che invece ha deciso di rimanere in provincia. D'Angelo che ha stravinto le ultime elezioni e adesso praticamente, insomma, il comune più, diciamo, periferico ha di fatto il presidente della provincia. Io direi che anche qui a livello proprio geografico, geopolitico, verrebbe da dire, è stato un segnale abbastanza forte, abbastanza importante. Sì, io spiego com'è andata quella cosa, che è stata anche strumentalizzata in campagna elettorale. Se una popolazione raccoglie le firme per fare un referendum, non è il sindaco che indice quel referendum. Certo. Ovviamente il sindaco ha l'obbligo di legge di poi, certo, far eseguire quel referendum, ma naturalmente il sindaco poi ha fatto propaganda affinché il referendum desse parere negativo verso l'annessione con Ascoli e facesse restare il comune nella provincia di Teramo, come poi è accaduto. Quindi era doveroso mettere in atto poi il referendum richiesto dai cittadini. Ieri sera era bello e molto commovente vedere i cittadini di Valle Castellana, persone molto semplici, molto umili, a partecipare con grandissimo orgoglio, e non hanno fatto altro che dire la montagna, la nostra montagna, la montagna, la nostra montagna, e quindi poi siamo rimasti fino a tardi con loro. E quindi l'orgoglio di queste persone nel vedere proprio anche il sindaco di un piccolo comune, e questa è la grande forza, la grande rivoluzione. Non ha vinto il sindaco di un comune molto grande che già partiva con un voto ponderale alto. Assolutamente. La sorpresa è stata questa. Posso fare un ringraziamento a Massimo Vagnoni, che ha dimostrato di essere una persona estremamente dignitosa. Spero che si possa lavorare anche con lui per il bene della provincia, perché gli è stato chiesto, lo so, con molta insistenza di ritirarsi, non lo ha fatto, e giustamente, perché le persone non si prendono e non si usano, non si buttano poi a mare all'occorrenza. Quindi grazie anche a Massimo Vagnoni, una persona assolutamente, massimamente rispettabile. Tra l'altro leggiamo anche il commento poi degli sconfitti, a proposito appunto di Massimo Vagnoni, anche Domenico Piccioni, e entrambi, ma più Vagnoni insomma, che lo dichiara leggendo anche sul quotidiano Il Centro, il trionfo dei personalismi nel centrodestra. Piccioni ha dichiarato: da Teramo ci aspettavamo di più. È stato anche un voto molto particolare, perché poi bene o male, io lo definirei a macchia di leopardo, perché in realtà non ci sono stati dei fronti politicamente compatti in un certo senso, Maria Cristina. Tranne, devo dire, Italia Viva è stata compattissima. Sì, però tutta appunto, la come dire, un po' il Partito Democratico in questo caso anche lì si è un po', come dire, si è un po' combattuto. Beh, il Partito Democratico non ha fatto una bella figura di dare indicazioni anche di voto. Anche lo stesso centrodestra si è diviso. Il centrodestra si è diviso, però devo dire che se gli sconfitti parlano di personalismi, anche di qua si potrebbe parlare di personalismi dall'altra parte, perché quando all'inizio loro parlavano di un candidato unico, allora l'alleanza, l'ossimoro politico di Fratelli d'Italia con il PD si poteva e di Azione si sarebbe potuto giustificare se ci fosse stato un candidato unico nella provincia di Teramo, operazioni a cui loro hanno lavorato sin dall'inizio. Ma dal momento in cui questo candidato unico non c'era, il PD avrebbe avuto un bravissimo ed eccellente candidato
nel sindaco di Bellante, che ancora oggi non si capisce perché non sia stato infatti candidato dal PD, e quindi a quel punto bisognava fare tutta un'altra operazione. Quindi i personalismi qui probabilmente sono stati più dall'altra parte rispetto che questa parte. Massimo Bagnoni sarebbe stato un validissimo candidato che avremmo potuto sostenere anche noi, però è partito più tardi, certo. Quindi avevamo già raccolto le firme per Camillo, il quale abbiamo sostenuto sin dal primo giorno, quindi era impensabile fare qualsiasi altra operazione, appunto perché le persone si rispettano. E una volta che le hai candidate, le hai sostenute, non gli si chiede di fare un passo indietro, ma si va avanti fino alla fine. Io ti chiedo, perché davvero è una domanda che mi incuriosisce, penso incuriosisca anche chi ci sta ascoltando, se questo voto va in un certo senso, è come dire un segnale, il cosiddetto termometro politico, Maria Cristina, sul fatto poi delle imminenti amministrative a Teramo. Può essere distaccato, lo vedi come un qualcosa a sé stante, può invece avere dei collegamenti, essere un indicatore di quello che potrà succedere nel capoluogo? Sicuramente la maggioranza di Teramo registra una spaccatura forte all'interno di una parte del PD con la maggioranza di Alberto. La maggioranza del PD che fa capo a Sandro Mariani ha votato convintamente per Piccioni e oggi ci si aspetterebbe infatti che lui ritirasse dalla maggioranza del comune i suoi assessori, perché questa sarebbe una conseguenza politica di una scelta fatta sul candidato presidente, ma non mi stupirei se ci fosse una candidatura addirittura dello stesso Mariani, come lui stesso ha già dichiarato ad alcune persone, sul comune di Teramo contro l'Alberto. Quindi non escludi addirittura. Potrebbe succedere di tutto, potrei ritrovarmi anch'io contro Sandro Mariani nella corsa al comune di Teramo. E quindi ovviamente staremo a vedere. Tra l'altro, io appunto introduco ancora di più l'argomento per quanto riguarda proprio io con Paesano, perché entrambi veniamo da Campi, un altro comune dell'entroterra. Assolutamente. A questo punto siamo ormai arrivati a febbraio praticamente. Io anche qui ti faccio una domanda: ancora non esce il nome del centrodestra, la ritieni una cosa normale oppure pensi che all'ultimo ci sarà inusuale sul fatto che manchi effettivamente poco? No, ti spiego perché non lo ritengo inusuale. Avrei spiegato un discorso diverso, perché io ho partecipato ai tavoli del centrodestra, certo, per tanto tempo, ma non lo ritengo inusuale perché anche su comuni importanti come Roma, come Milano, i partiti poi escono sempre tardi, quindi è un'esperienza che si ripete. Sono dinamiche che ci possono stare. Sì, ci possono essere, quindi Teramo non fa eccezione, non mi stupisce molto, anche perché poi ci si è messo in mezzo il voto della provincia, quindi certo, i partiti hanno dinamiche un po' diverse. Tu stessa come stai vivendo insomma questo, insomma, ci siamo quasi davvero, queste elezioni imminenti? Ci siamo quasi, io diciamo ho rallentato un po' perché abbiamo seguito anche l'elezione provinciale, naturalmente era un'elezione importante, determinante per alcuni versi, quindi adesso è piena campagna elettorale, quindi da oggi, perché qualcuno anche messo in mezzo la voce, insomma sparso la voce che io mi sarei candidata per poi ritirarmi, ma non mi conoscono proprio non hanno capito nulla. Quindi si confermano, insomma confermata a pieno. La tua candidatura appunto al sindaco del comune di Teramo. Prima hai citato anche un po' per quanto concerne le elezioni provinciali, la scelta che è stata fatta di Azione. Io ricordo anche qualche servizio che facemmo qualche settimana fa, il discorso appunto terzo polo. Come sono i rapporti in questo caso tra le due anime, in un certo senso, ti chiedo, Maria Cristina, in questo momento proprio? Beh, se ricordate, quando io ho fatto la conferenza stampa, poco dopo è stato mandato un comunicato stampa da parte di Azione, in cui, pur rispettando me come persona, prendevano le distanze politiche. E quindi anche lì, perché loro hanno voluto dire che vogliono vincere, quindi aspettavano un candidato molto forte, una convergenza più ampia, e quindi diciamo che per ora siamo due realtà diverse. Dispiace perché quando ci sono state le politiche noi non ci siamo chiesti se il candidato ci fosse simpatico o antipatico, era il candidato nostro, certo, lo abbiamo votato convintamente. Ricordo che Giulio Sottanelli è stato eletto grazie a noi, al 22% di Montefino, al 12%, quasi il 13% di Pineto, al voto determinante di Teramo, e quindi purtroppo certe cose non bisognerebbe dimenticarle, perché in politica bisogna essere riconoscenti e generosi.
accordi ti chiedo eventuali con il centrodestra, o meglio un dialogo col centrodestra, lo vedi fattibile? Nulla è precluso, ieri sera si sono aperti orizzonti diversi che credo che apriranno la strada a alleanze interessanti anche sul comune di Teramo. Allora, per quanto riguarda anche il discorso, perché tu sei un insegnante, quindi io voglio anche approfondire quello che fai, esatto, nel quotidiano, perché appunto insegni, che penso sia una delle... Io sono figlio di due insegnanti, quindi posso comprendere bene qualche dinamica, no? Ma per aprire anche un capitolo molto particolare, la scuola, quindi il discorso dei plessi per quanto concerne Teramo, come vedi da veramente persona che la vive nel quotidiano in questo momento la situazione delle scuole nella città di Teramo, Maria Cristina? Sono dispiaciuta per una cosa: quando io ho cominciato l'esperienza con D'Alberto avevamo una grandissima priorità, sistemare le scuole di Teramo, perché in cassa ci sono molti milioni di euro, ne sono, ricordo, se 30 milioni già pronti per essere spesi. Il comune in 5 anni non è riuscito a mettere in sicurezza una scuola. Stanno concludendo forse i lavori su Villa Ripa, che era un finanziamento di Brucchi, quindi nulla di nuovo sotto al sole, si direbbe. E ancora oggi, se ci dovesse essere una scossa di terremoto, che noi speriamo vivamente non ci possa più essere, tremiamo e siamo spaventati, e da genitori e da insegnanti. Io sono una persona molto operativa, quindi dopo 5 anni mi aspetto che un sindaco dica: ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. E devo dire che avevamo criticato molto Brucchi, io e lo stesso D'Alberto dall'opposizione, proprio per uno degli argomenti per cui lo criticavamo maggiormente era la mancata messa in sicurezza delle scuole. Certo. Quindi questo è un grande rammarico, e il primo intervento deve essere proprio sulle scuole. È sicuramente ora di pensare davvero un po' allo scolastico, quindi soprattutto per i più piccoli. Io ho molto a cuore lo 06 che ho curato in comune, mi sono dedicata veramente con grande attenzione a quella fascia di età che è importantissima. Avevo fatto un progetto straordinario, penso veramente bello, per inserire insegnanti madrelingua negli asili nido, per far crescere i bambini. Questa sarebbe una bellissima cosa, perché lo ridico e lo voglio assolutamente fare. Avevo già preso contatti con una scuola specializzata per lo 06, proprio per l'insegnamento dell'inglese dalla nascita, e credo ancora che sia fondamentale fare un'operazione del genere per far crescere i bambini bilingue. Ma poi si apre un mondo adesso straordinario. Ho fatto i primi esperimenti di AI, cioè di intelligenza artificiale, la sto sperimentando io, e anche lì si apre un mondo infinito di possibilità. La didattica cambierà ancora ulteriormente. Io ho fatto un esperimento chiedendo proprio a un'intelligenza artificiale, sono in un gruppo nazionale che si sta interrogando sull'etica per l'intelligenza artificiale, che è un sottogruppo del famoso gruppo di Sgarbi, della chat di Sgarbi, in cui sono orgogliosamente, e faremo un documento nazionale interrogandoci sui limiti etici. Certo. E io ho chiesto quali fossero degli artisti che hanno usato l'immagine del topo e con quali significati. Vi assicuro che è spaventoso quello che mi è stato risposto, perché naturalmente tutti i dati, noi dovremmo fare una ricerca su internet per cercare artista per artista, e ho avuto una risposta compiuta, ma anche scritta bene a livello proprio dell'italiano. Assolutamente. Io sono rimasta un po' scioccata. Qui apri un capitolo, tra l'altro, particolare. Credo che ne dovremmo dedicare quasi una puntata di 3 ore almeno, perché sull'intelligenza artificiale io stesso ho anche visto, insomma, ci sono programmi, appunto, di intelligenza artificiale, che se tu sai ben interpretare e dargli degli input, per esempio nell'ambito artistico, ti possono fare una foto, un quadro. Ci sono anche persone che in questo momento, tra virgolette, ci stanno guadagnando su questo. Non fanno, io direi, il trionfo della filosofia, perché tu pensi una cosa, la dici all'intelligenza artificiale, se sai interpretarla ti fa davvero delle opere pazzesche. Ho visto anche questo, e ci sono questo è veramente un capitolo. L'arte cambierà ulteriormente, esatto, insieme alla didattica anche l'arte, perché hanno preso l'immagine di Morgan, il cantante, che è lì nella chat, e hanno fatto almeno 10 versioni diverse, un po' di quadri, diciamo. Esatto, vengono fuori delle cose veramente, devo dire, anche molto interessanti. Le opere infatti sono bellissime. C'è davvero, io credo ci sarà un ribaltamento copernicano nel discorso di artista, creatore
ore di opera d'arte. Voglio dire che la realtà si muove velocissimamente, certo. Quindi bisogna stargli dietro. Perché ho detto questo? Perché ci sono possibilità di applicazione anche per la gestione di un comune. Io sto valutando, sto studiando come poter applicare l'intelligenza artificiale per esempio a un settore come l'anagrafe, che è molto debole adesso nel comune di Teramo, quindi certo. Ci sono possibilità infinite. Quindi ti chiedo anche, siamo in fase conclusiva, in vista proprio delle elezioni, priorità, l'hai detto, sicuramente da insegnante, occhio di riguardo nei confronti delle scuole, inteso anche come appunto formazione, futuro per i più piccoli. Ho due quinte poi quest'anno, ecco. Quindi ho due quinte che si accingono poi a spesso, lasciare la scuola. A livello social sei molto attiva, operativa, fai vedere cosa fai, spesso gite, artistiche, culturali, porti spesso i tuoi allievi, insomma, in fuori Teramo e non solo, anche nel nostro territorio. Questa è una cosa per cui tengo molto e ho fatto arrivare anche i vertici più alti della politica sulla scuola, devo dire, ho fatto arrivare molto in alto una richiesta di prevedere a livello ministeriale una sorta di fondo ministeriale per pagare le uscite didattiche e viaggi di istruzione ai ragazzi che non possono permetterselo, perché oggi c'è veramente difficoltà anche a spendere poco, perché c'è una crisi economica in corso molto rilevante, e quindi voglio sempre che tutti i ragazzi partecipino, perché io dico loro, ci sono delle tappe, delle mete che se non viaggi, che se non fai con la scuola, poi magari nella vita non la fai mai. Le quinte quest'anno abbiamo previsto di portarle a Mauthausen, perché sono viaggi che bisogna fare, certo. bisogna vederli certi posti, e con la scuola e con i compagni e con il gruppo classe. Ti faccio anche qui coro, io ricordo di aver visto ultimamente la risiera di San Sabba e poi Dachau quando avevo praticamente 15 anni, confermo pienamente quanto hai detto, perché davvero è insomma un'esperienza dove rifletti profondamente. Lo sai Lorenzo, l'altro giorno abbiamo portato le fosse ardeatine, abbiamo portato le quinte a vedere la mostra di Van Gogh e a vedere, certo. Abbiamo legato le fosse ardeatine. E un paio di ragazzi mi hanno chiesto, prof, ci porta al Colosseo, quinto anno, perché non abbiamo mai visto il Colosseo. E qui hai detto tutto, come si dice. E quindi è questo, certo. che manca. Assolutamente. Dicevamo, priorità sicuramente scuola. Altre priorità per quanto riguarda la tua visione appunto Dobbiamo rimettere in mezzo il centro storico di Teramo per il commercio, per rivitalizzare il centro storico. Poi io ho idea di... ecco, se io dovessi fare il sindaco, credo che mi lascerei la delega alla cultura, perché mia, proprio mi si è... La senti tua, sì, la sento forte. Mia, io penso che Teramo debba diventare attrattiva con bene la mostra di Banksy, però io immagino un comune che possa fare mostre di questo calibro, tante, almeno un paio durante l'anno. Lo dicevo anche quando facevo opposizione, modello Forlì organizzano due mostre almeno molto importanti che iniziano a pubblicizzare mesi prima sui quotidiani nazionali, una grande comunicazione e per portare persone da fuori, perché quegli eventi attirano persone da fuori. Poi bene sì il Capodanno, ma noi dobbiamo investire su eventi che siano duraturi nel tempo, che siano riconoscibili, cioè Teramo deve diventare riconoscibile per eventi che si ripetano negli anni, quindi il Capodanno è un evento bello per quella sera, ma non muove un'economia duratura, perché si esaurisce tutto quanto, certo. Poi tra la sera stessa e il giorno dopo, e quindi dobbiamo lavorare molto su questo. Dicevo prima, studiare nuovi metodi di gestione dei servizi del Comune di Teramo, bisogna lavorare molto sull'anagrafe, perché è impensabile che un cittadino debba impiegare 2-3 mesi per avere una carta d'identità. Non è possibile, perché ci sono delle urgenze, ci sono delle cose che capitano, e nel giro di 48 ore, 72 ore massimo, una carta d'identità deve essere processata. Secondo me non va bene più nemmeno quella sede dell'anagrafe, lì fuori non ci sono panchine, non c'è nulla, è un posto brutto proprio a vedersi e a viversi. Poi le persone che vanno lì rimangono anche molto tempo delle volte, certo. E quindi non è pensabile, il cittadino deve essere messo in condizioni di essere comodo e di avere una fruizione rapida, soprattutto a queste cose di prima necessità, ma ce ne sarebbero veramente tante di cose da dire. Prima abbiamo parlato del carcere, assolutamente un discorso centrale e importante, quindi anche da lì si ripartirà per verificare le condizioni anche di quel posto. Io penso questo, che un sindaco di un comune capoluogo debba avere molti contatti romani, debba poter andare frequentemente
dentro i ministeri debba avere amicizie personali. Noi siamo anche vicini a livello logistico. Sì, noi siamo vicini a livello logistico, debba avere ricadute proprio, debba portare diciamo i vantaggi di Roma sul territorio, un po' come facevano nel passato, nel lontano passato. E quindi bisogna avere una figura autorevole, riconoscibile, empatica e che sappia il fatto suo. Io ringrazio di cuore Maria Cristina Marroni per averci dedicato il suo tempo e per essere stata grazie, con noi. Grazie a voi per l'invito, grazie a tutti i telespettatori, grazie a voi. Grazie di cuore a voi che ci avete seguito. A Colazione torna come sempre domani in diretta alle ore 9. Grazie ancora e buon proseguimento con i programmi di Super J.